Benvenuti ad una nuova puntata della Salute si fa in 4. Oggi parliamo di un argomento che può essere un qualcosa ai più sconosciuto, ma in realtà capirete che abbiamo durante la nostra vita più che volte a che fare con questo tema. Parliamo di medicina legale e lo facciamo con la dottoressa Cristina Mazzarollo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Che è il direttore del servizio di medicina legale all'US 4 Veneto Orientale. Allora dottoressa, iniziamo subito a spiegare che cos'è un servizio di medicina legale. Certo. Beh, prima di partire dal servizio come è strutturato, io farei un attimo una premessa di cos'è la medicina legale, che è una disciplina poliedrica e che si connota per la interdisciplinarietà. Innanzitutto la medicina legale da sempre è definita come il ponte, il trade union tra la biologia, tra la medicina, le scienze mediche e quelle che sono le scienze giuridiche. Noi qualsiasi sia l'istanza, il caso che dobbiamo analizzare e che riguardi ovviamente un vivente o un deceduto, e alla fine noi dobbiamo considerare quello che è l'aspetto biologico, l'aspetto della patologia e rapportarlo a quella che è la normativa nazionale e internazionale di riferimento e quindi anche l'onere e l'onore di cercare sempre di far riferimento all'evoluzione normativa che c'è stata e quella che ci sarà sicuramente. Ecco, dottoressa, per fare un esempio banale, il medico di medicina legale non cura la persona, ma è l'anello di congiunzione tra sanità e legge. Certo. Assolutamente, come dicevo prima, è una specie di ponte tra la biologia, tra la medicina, tra quelle che sono le scienze mediche rappresentate dalle varie figure professionali che ovviamente esercitano tale nobilissima professione e quelle che sono le scienze giuridiche manifestate poi dai vari enti che possono essere enti di natura previdenziale o assistenziale, quindi di natura previdenziale l'assicurazione sociale INAIL, dove noi insomma collaboriamo, ci interfacciamo, abbiamo rapporti, o un INPS, o le commissioni di invalidità civile, oppure tante quelle strutture che sono collegate per l'erogazione di benefici assistenziali o previdenziali nei confronti del cittadino, o altri enti che possono essere amministrazioni comunali, stato civili, per concordare procedure per il benessere del cittadino singolo e della collettività, come possono essere altri enti con i quali noi collaboriamo tantissimo, di tipo giudiziario, questure, procure, prefetture, tribunali, tribunali di sorveglianza, con i quali noi sempre dobbiamo da un lato recepire quella che è l'istanza che ci viene di volta in volta formulata dal singolo, da un'associazione, dai colleghi del territorio o dell'ospedale o da un ente, ripeto, istituzionale, e quello che è il panorama giuridico al quale noi dobbiamo fare riferimento per riuscire a dare una risposta che è di fatto sempre un parere tecnico motivato che tiene in considerazione l'aspetto sanitario dell'istanza e quella che è la norma giuridica, deontologica, etica, per riuscire a rispondere in maniera il più precisa possibile. Ecco, voi avete un ambito vastissimo in realtà, sì. Perché ad esempio si può andare dal rilascio della patente, dal certificato di invalidità all'esame, all'autopsia nel caso di morte violenta o di sospetta morte violenta, quindi certo. Ci fa qualche esempio, voi intervenite in contesti anche banalissimi. L'attività della medicina legale, di fatto il modus operandi è sempre lo stesso, nel senso che come dicevo prima noi abbiamo un'istanza che ci proviene dal cittadino, che giunge in ambulatorio o che ci fa una richiesta da un'associazione, può essere la scuola stessa, tantissime volte ci è pervenuta da insegnanti e la richiesta di pareri di comportamento che dovevano adottare o cosa dovevano fare nei confronti di minori che presentavano situazioni familiari o comunque delle situazioni di disagio e che non sapevano come comportarsi o a chi dovevano rivolgersi. Ecco qui sempre
sempre il compito della medicina legale, che si basa sulla interdisciplinarietà di rete, quindi di analizzare quella che è la problematica da un punto di vista biologico medico, che viene appunto prospettata dall'istante, certo, e allo stesso tempo considerare quelle che sono, quello che è il riferimento normativo alla base, quindi le varie ipotesi di reato, quali sono le figure di riferimento, e il nostro compito appunto di mettere in contatto le figure in modo da gestire, per esempio, la problematica, adesso dicevo, del minore o di una situazione di disagio familiare, di maltrattamento, ma può essere, ripeto, un'istanza che proviene da un cittadino che accede al nostro ambulatorio per una richiesta di un contrassegno disabili o di un rinnovo di patente o di un'altra abilitazione per l'esercizio professionale, taxi acqueo o rinnovo di altri tipi di certificazioni che magari gli servono per la propria attività professionale. Tutte le volte che noi alla fine accogliamo questa istanza del cittadino, noi dobbiamo sempre, e questo è il modus operandi, verificare quelle che sono le condizioni biologiche, la condizione patologica e per la quale l'istante ci fa questa richiesta, e verificare se questa condizione soddisfa quelle che sono le previsioni normative, facendo poi ovviamente presente al cittadino, a prescindere che poi ci sia un accoglimento o un diniego della sua istanza, perché non necessariamente sempre una richiesta fa seguito un parere positivo, potrebbe anche esserci un parere negativo, perché la condizione morbosa, pur se presente, non soddisfa quelli che sono i requisiti normativi. Ecco, voi entrate in ballo in questioni molto delicate, no? Certo. come l'ha appena detto, mi riferisco ad esempio a maltrattamento in famiglia, al concedere la patente a chi è tossicodipendente o chi abusa di alcol o alcolizzato. Ecco, in questi casi qua, una domanda tipica da giornalista, quanto prevale il buonsenso e quanto prevale la legge, se c'è del buonsenso o prevale solo la legge? Ecco, curiosità. Allora, in medicina legale, come dicevo prima, per carità, ogni persona rimane comunque una persona, e quindi c'è una sensibilità, cioè un aspetto affettivo che ognuno di noi ha, e quindi per quanto si cerchi di essere il più assettici possibili, e talvolta si rimane magari influenzati da quelle che sono situazioni drammatiche con le quali entriamo in contatto, di decessi o di lesioni personali o di violenze sessuali o violenze domestiche al minore, eccetera. Quindi ovviamente ognuno di noi rimane più o meno influenzato emotivamente, però a prescindere da questo aspetto, che si cerca sempre di limitare, il nostro giudizio deve essere il più assettico e tecnico possibile. I nostri sono tutti pareri tecnici motivati, che sia il certificato, che sia una relazione, che sia la perizia che veniamo a fare, alla fine è un insieme di conoscenze mediche nostre, ma il più delle volte in collaborazione interdisciplinare. Infatti noi lavoriamo tantissimo anche con altre figure professionali dell'ambito sanitario territoriale o dipartimentale o ospedaliero, e quella che è la norma giuridica, che deve sempre darci dei limiti, delle regole per poter appunto esprimere un parere tecnico motivato se una persona ha diritto o non ha diritto, in base a dei requisiti biologici e delle norme che stabiliscono dei limiti. Ecco, lavoro interdisciplinare, l'ha ripetuto più volte, sì. Spesso e volentieri la gente comune, magari perché vuoi, gli incidenti sul lavoro sono più ricorrenti, forse hanno più spazio sui giornali, ma non solo, collega questo ambito allo SPISAL. Voi collaborate in stretto contatto con lo SPISAL? Assolutamente. Con lo SPISAL per gli infortuni sul lavoro, ma tantissimo per le malattie professionali. Poi non a caso lo SPISAL, la medicina legale appartengono a un dipartimento di prevenzione, io lo ricordo sempre, perché all'interno del dipartimento noi abbiamo vari servizi
che possono essere l'igiene ambientale, l'igiene degli alimenti, l'igiene pubblica, la medicina legale, l'ospisal, ma che in realtà abbiamo un unico obiettivo, che è quello preventivo, profilattico, educativo, di monitoraggio stretto di quella che è la salubrità del singolo e della collettività sotto diverse sfaccettature. Per esempio con l'ospisal noi collaboriamo tantissimo per quanto riguarda anche l'aspetto di malattie professionali sopravvivente, ma soprattutto quindi tutte le conseguenze lesive di danno, di menomazione riportata dal cittadino lavoratore, ma poi soprattutto per l'aspetto dei decessi che potrebbero essere collegati ad una malattia professionale, oltre che all'infortunio sul lavoro. Perché quando noi interveniamo come attività necroscopica, a prescindere che questa sia richiesta da un'autorità giudiziaria in qualità di ausiliario, di consulente o di perito o dall'autorità sanitaria, per un approfondimento diagnostico del decesso, tante volte noi interveniamo su tutti i decessi come funzione di medico necroscopo. E quando noi svolgiamo la visita, l'ispezione cadaverica, la disamina del carteggio sanitario che accompagna il decesso, qualora ci sia un dubbio di una malattia infettiva diffusiva, noi abbiamo un obbligo di segnalarlo all'autorità sanitaria, al Ministero della Sanità, con tutta una procedura. Abbiamo un obbligo, qualora ci sia un sospetto di una violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, di interfacciarsi subito, e quindi la stretta collaborazione con l'ospisal, e questo non soltanto per un dato epidemiologico, ma perché abbiamo anche un obbligo giuridico di segnalarlo all'autorità giudiziaria. Questo è importante perché in caso di malattia infettiva o malattia di un certo che ha una certa natura, potrebbero generare molti altri problemi, contagi o decessi addirittura, quindi fondamentale. Intanto è un modo di tutelare, io dico sempre, la salma è diritto pubblico, è tutelata dallo Stato, e noi abbiamo un obbligo giuridico e morale di tutelare chi non ha più la possibilità di ovviamente tutelarsi da solo. Oltre a questo noi facciamo un bene per il deceduto, per la famiglia del deceduto e per la collettività, perché qualora alla base di questo decesso ci sia una inosservanza di norme di tutela ambientale, e faccio un esempio, apro e chiudo subito perché è un discorso molto complesso, ma di inquinamento ambientale da tossici che magari non erano noti, il fatto che la medicina legale sia presente nel territorio e che abbia alcuni compiti, tra cui quello di attività necroscopica che viene svolta su tutte le salme, devono essere obbligatoriamente viste dal medico necroscopo, che deve accertare la morte ma deve anche segnalare alle autorità competenti qualsiasi problematica di natura sanitaria o di natura giudiziaria, collaborando con gli enti sanitari o per esempio in questo caso tantissimo con uno ospisal, proprio per svolgere anche una funzione preventiva, profilattica, certo anche di punizione nei confronti di coloro che non hanno osservato delle norme di tutela dell'ambiente, della sanità pubblica o c'è stata una inosservanza delle norme di tutela dell'ambiente e di lavoro, ma io vedo sempre l'aspetto positivo, l'ottica positiva anche della segnalazione alle autorità competenti, quella di tutelare la salute del cittadino e della collettività. Perfetto, purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito, è concluso, ringraziamo la dottoressa Mazzarollo e avremo magari tempo di approfondire questa materia che è vastissima e pensate anche quanto articolata è l'attività di un'azienda sanitaria. L'appuntamento alla prossima puntata.